Eccoci qua. Come diceva il Presidente, siamo stati sicuramente accolti bene dalla Spezia Container Terminal, che ci ha appunto messo a disposizione le proprie strutture per sperimentare, per programmare e progettare quello che era e affinare il nostro sigillo RFD. E introdurrei a questo punto il Direttore Generale della Spezia Container Terminal, Michele Ginomini. Buongiorno a tutti. Innanzitutto ringraziamo gli amici, partner e fornitori della Legon. È il secondo caso in pochi mesi dopo Motorola che è un nostro fornitore. A noi piace chiamarli partner, no? Siamo partner perché lavoriamo insieme per sviluppare soluzioni innovative, prodotti innovativi concentrati prevalentemente sull'operatività del terminal. Quindi dicevo che dopo pochi mesi dopo Motorola anche Legon ha scelto la Spezia come case study, come si dice in questi casi, come palestra per studiare, implementare e anche promuovere nel mondo un prodotto innovativo, un prodotto nuovo. Innanzitutto è un piacere che in questi momenti anche di crisi generale un'azienda italiana, locale, tra l'altro stamani ho scoperto che una parte della produzione viene fatta in provincia di Spezia, viene fatta autonoma, per cui non è solo di Livorno ma è anche un po' spezzina l'azienda, quindi un'azienda che sta diventando, che è leader nel settore dei sigilli in Italia, in Europa, nel mondo, e quindi è un piacere ancora di più partecipare allo sviluppo di prodotti innovativi che possono essere molto importanti per l'attività del terminal. E l'innovazione, perché Spezia? Io penso che i nostri partner abbiano scelto Spezia, abbiano scelto noi, perché noi rappresentiamo da sempre un'azienda che ha nel proprio DNA l'innovazione. Innovazione che non significa soltanto innovazione tecnologica, ma significa innovazione come modo di concepire l'azienda, quindi porsi sempre in anticipo rispetto a quelle che sono le esigenze del mercato. A noi ci piace usare lo slogan pronti per il futuro, cerchiamo di essere sempre in anticipo pronti per il futuro, un po' in tutti gli aspetti della vita aziendale, e la nostra storia penso che lo testimoni, perché siamo nati con un'idea innovativa. Abbiamo qua il Presidente Bucchioni che se lo ricorda, quando il Dottor Angelo Rabano decise di creare, di sviluppare a Spezia un terminal privato, quindi siamo nati in maniera diversa rispetto a tutti i nostri competitor. E da lì tutta la nostra storia è stata una storia di innovazione. È stato innovativo il primo terminal gioiettava di transshipping, è stata innovativa la logistica integrata con la linea di navigazione e con i terminalisti, è stata innovativa la presenza nel capitale sociale del nostro gruppo di linee di navigazione, fino ad arrivare ai giorni attuali di oggi, dove ancora una volta abbiamo cercato di buttare fuori un altro ostacolo e stiamo sviluppando anche società per lo sviluppo e la gestione del traffico ferroviario. Quindi siamo di nuovo i primi ad aver realizzato una società ferroviaria con macchinisti di proprietà, con carri e locomotori di proprietà e macchinisti direttamente impiegati dalla società stessa. Quindi tutto questo per dimostrare che stiamo crescendo in un sistema logistico. Abbiamo sviluppato a Venezia un grosso hub intermodale per la connessione tra i porti e retroporti, quindi la zona principale di Milano e soprattutto l'Europa e il Nord Europa. In questi giorni forse avete letto sui giornali lo sviluppo di un treno dedicato con la Svizzera a Mezzo. Mezzo sta andando bene, sta sviluppando, e tutto questo si lega benissimo con il progetto che viene presentato oggi, perché lo sviluppo di sigilli elettronici con soluzioni innovative e con possibilità di essere usati anche nell'ambito operativo di connessione tra porti, retroporti e tutta la catena logistica è sicuramente un elemento importantissimo. Le slide intanto le facciamo girare, così almeno io parlo un po' così in generale. Diciamo quindi il nostro gruppo ha sviluppato tanto il network intermodale e anche su Spezia avremo a breve delle possibilità di sviluppo dell'area legata al sigillo elettronico.
Abbiamo un progetto di sviluppo importante, stiamo realizzando con l'autorità portuale a Santo Stefano Magra un centro dedicato per il controllo delle merci, e tutto questo genererà necessità di trasferire contenitori dal porto al retroporto o attraverso il sistema ferroviario o attraverso il sistema camionistico, ma sicuramente con un tracciamento di quella che è il trasferimento del contenitore stesso. Quindi, come vediamo, abbiamo tutta una serie di progetti di sviluppo, tra cui il gate, l'infrastrutturazione del gate, che saranno sicuramente da analizzare insieme per capire come sviluppare nuove tecnologie e nuovi processi per velocizzare l'ingresso e l'uscita delle merci dalle nostre aree. Dicevo dell'innovazione. L'innovazione l'abbiamo sviluppata anche all'interno del nostro terminal, dal punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista dei sistemi gestionali, dal punto di vista delle relazioni col personale, i sistemi di contratti integrativi. Leggiamo in questi giorni imprenditori che, ho letto sul giornale, un imprenditore del Pisano ha erogato 500 euro in buoni spesa, mi sembra, sul giornale. Ecco, noi anche in questo siamo un po' all'avanguardia. Anche su questo abbiamo sviluppato tutta una serie di relazioni con le persone, di sistemi integrativi che ci pongono come un'azienda leader. Innovazione significa processo, quindi analisi dei processi dal punto di vista industriale, dal punto di vista dei sistemi di qualità, i primi termini certificati 9.000, 14.000, 18.000. Non è la volontà di far vedere che vogliamo essere primi, ma proprio per parlare a noi stessi, quindi ricordare a noi stessi che se non abbiamo questo nella nostra testa, quindi se non ci poniamo sempre in anticipo rispetto al mercato, Spezia non può vivere, non può esistere, non può essere efficiente. Mi viene quasi da dire che siamo efficienti nonostante le infrastrutture, o forse grazie alle infrastrutture che da sempre sono carenti dal punto di vista delle dimensioni, e ci hanno spinto sempre a trovare soluzioni per poter raggiungere i volumi che stiamo facendo oggi, che sono circa 1 milione di TU, un poco meno di 300.000 metri quadrati, e che rappresentano un fattore, un indicatore di grandissima efficienza. Abbiamo visitato il terminal di Anversa l'anno scorso, lo visiteremo a breve, dove voi siete un riferimento importante, siete un fornitore importante, dove è stato sviluppato un gate automatico e sarà un riferimento anche per i nostri progetti futuri. La prima considerazione che abbiamo fatto è che ci basterebbe a noi l'area del gate, la cambieremo con tutto il nostro porto. Loro hanno 1.500.000 circa di metri quadrati, noi ne abbiamo 300.000, fanno 1.300.000-1.400.000 TU. E quindi quando siamo arrivati al gate, vedendo queste corsie, vedendo la possibilità di fermarsi, vedendo la possibilità di implementare tutta una serie di soluzioni, è stato per noi un elemento di soddisfazione pensare cosa riusciamo a fare in aree così limitate, così ristrette. Sfrutto questa occasione, anche se alcuni di voi conoscono l'argomento, ma vorrei andare avanti sulla parte finale, per fare un piccolo flash su il progetto di sviluppo del porto, del nostro terminal. Quando dicevamo innovativi, siamo stati innovativi anche dal punto di vista e qua ringraziamo l'autorità portuale che è stata innovativa con noi, dal punto di vista delle relazioni con l'autorità portuale e delle concessioni. Abbiamo presentato un business plan e una richiesta di rinnovo della concessione all'autorità portuale, prendendo come dato di fatto il fatto che in Italia in questo momento è difficile, sembra abbastanza scontato, recuperare finanziamenti per sviluppare le infrastrutture. Il nostro terminal, la nostra azienda, è un'azienda forte dal punto di vista operativo, ma anche dal punto di vista finanziario, e quindi abbiamo proposto all'autorità portuale di fare noi, seguendo ovviamente tutti gli iter previsti dalle leggi, cioè anche altro, fare noi come terminalista privato gli investimenti in infrastrutture e in equipment. Ovviamente questo comporta un tempo di ammortamento degli investimenti piuttosto lungo, per cui nella nostra richiesta di rinnovo della concessione, che è stata valutata con tutto l'iter dell'autorità portuale pubblico previsto, è stata completata l'anno scorso e ci è stata concessa una concessione per 53 anni con
diciamo, l'obbligo, l'obiettivo, la prescrizione da parte nostra di sviluppare sia le infrastrutture che l'equipment. Quindi il nostro terminal in futuro passerà da un terminal attuale in cui abbiamo 10 crew di banchina e circa 1.000.000 TEU di capacità operativa, a un terminal che, ottimizzato dal punto di vista operativo e sviluppato nelle infrastrutture di banchine di piazzale, arriverà ad avere una capacità con 15 crew di banchina di operare, e questo è molto importante, 3 navi contemporaneamente da 14.000 TEU, quindi le navi ULCC, le navi nuova generazione. Sappiamo tutti che il nostro mondo è un mondo che cresce in termini dimensionali. Più del 50% del traffico mondiale è movimentato, è generato dalle prime 5 linee di navigazione. Le navi sono sempre più grosse, è di questi giorni la notizia che anche operatori più piccoli, quindi le seconde linee, non MSC, MSC, ma anche le altre compagnie, stanno ordinando navi da 18.000 TU. Noi a Spezia ad oggi siamo in grado di lavorare da 14.000, sempre per diciamo la capacità anche dei nostri azionisti di accettare di investire anche durante momenti di crisi, perché noi abbiamo continuato a investire circa 15 milioni di euro all'anno anche nel 2008, nel 2009, nel 2010, quindi anni in cui oggettivamente le prospettive future erano più o meno quelle attuali, quindi è veramente difficile pensare di investire. Ed è per questo che riteniamo che progetti di questo tipo debbano essere supportati dalle istituzioni, supportati dagli operatori, supportati dallo Stato, incentivati, perché oggettivamente ne abbiamo bisogno in Italia. Questo progetto ci porrà di nuovo in vantaggio sul mercato, in anticipo rispetto alle esigenze di mercato, perché avere 3 apposti per navi da 14.000 TEU con gru che arrivano fino al 23° row è oggettivamente un elemento commerciale, una capacità commerciale veramente importante. Quindi ci auguriamo che si riducano sempre di più le polemiche e spesso le critiche che spesso accompagnano qualsiasi progetto di sviluppo che viene fatto in Italia. Quindi ci auguriamo che da parte di tutti ci sia realmente la volontà di pensare che tutti abbiamo bisogno di crescere, di investire e di produrre. Questo è un progetto concreto, siamo partiti con la fase istruttoria, progettuale, pianificazione, è un progetto che durerà parecchi anni e che sicuramente coinvolgerà non solo noi come terminalisti, ma tutti gli operatori portuali, tutta la comunità portuale, con la quale c'è un rapporto di totale collaborazione e condivisione dello sviluppo, e quindi sarà sicuramente un elemento importante per il nostro futuro, dato che personalmente dovrò lavorare ancora parecchi anni grazie alle nuove leggi sulle pensioni. Dobbiamo guardare avanti. Chiudo velocissimamente per ricordare quello che il nostro fondatore ha definito come la sua missione, come il suo fattore principale della gestione dell'azienda. Lui diceva che un'azienda è fatta di persone e il successo dell'azienda è frutto del lavoro di queste persone. Non è per noi uno slogan, è la realtà dei fatti. I contenitori non si muovono da soli, i gruisti devono movimentare i contenitori, anche se le gru sono veloci, anche se le gru camminano, anche se il processo produttivo funziona, il processo operativo funziona, è importante la motivazione, è importante credere che dobbiamo essere efficienti per sviluppare le nostre aziende. Ecco, su questo che lavoriamo ed è su questo che abbiamo implementato per chiudere un progetto di conciliazione lavoro-famiglia che prevede tutta una serie di servizi, in parte anche finanziati dall'azienda, sovvenzionati parzialmente dall'azienda, che erogano tutta una serie di servizi alle persone della nostra azienda, ma che stiamo allargando sempre di più a tutte le aziende del nostro porto. E quindi attraverso questo portale ognuno di noi ha a disposizione una somma economica a disposizione per poter usufruire di servizi.
servizi come babysitter, badanti per gli anziani, asili nido, campus estivi, assicurazioni integrative che stiamo sviluppando in questi casi, convenzionate con fornitori particolari in modo tale da avere condizioni migliori rispetto a quelle che ognuno di noi avrebbe andando da solo a cercare questi servizi. Quindi questo è un po' il nostro punto di partenza, riteniamo che per tutti noi debba essere un orgoglio lavorare in questa azienda e continuare a sviluppare insieme con aziende che, con cui condividiamo i progetti, lo sviluppo delle nostre aziende stesse. Grazie.